C'è la luce, quindi viene molto, perché c'è la luce. È bella, ci sono due, grazie. Ci sono due, vedi? Grazie, no, poi me la mano, signore. Grazie. No, Cosimo, io sono in diretta, quindi sto... Quando vanno in diretta anche lui, quando vanno in diretta.
quando lo insegno. Tanto Luciano. Bravo, 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 bravo. Bravo Felice, guarda che non finisce qua Felice, tu lo sai. Per miei giovani amici, perché sono così ci possiamo definire, giovani amici. Che dite, iniziamo? Iniziamo. Stasera parleremo di Afrodite e dei suoi balsami. A presentarci questo viaggio che faremo nel passato e nel presente sarà il professor Giuseppe Squillaci. Giuseppe, sì, un applauso a Giuseppe. Università della Calabria, Giuseppe. E a presentare Giuseppe Squillaci e a raccontarci, a dibattere con Giuseppe ci sarà Simona Masciaga. Simona. Beh, chiaramente lo sapete che Sette Libri per Sette Sere stasera conclude, vero? Sì? E va bene, sì, poi Simone, allora Simone. Diremo qualcosina in più. Simone. Adesso però passo la parola a Simona. Simona, buona serata. Io passo subito a Felice. Prego Felice. Antichi e poemi epici narrano di un tempo in cui la salute degli uomini e la cura delle malattie sono affidate agli dei. Asclepio guarisce con tecniche sapienti. Apollo portò Asclepio dal centauro Chirone perché gli insegnasse a guarire le dolorose malattie degli uomini, e quanti vennero a lui compagni di piaghe congelte o feriti dal lucido bronzo li congedava disciolti dall'un dolore e dall'altro. Hermes protegge con antidoti e farmaci. Farà per te un beverone, getterà nel cibo dei farmaci, ma neppure così ti potrà stregare. Lo impedirà il benefico farmaco che ti darò. La bella Afrodite risana con piante profumate e unguenti. E fin di Creta addusse, divitta un cespuglio, che recente il suo man colto
era di verde il campo, di tendro le foglie e d'ostro i fiori, tutto consperso e rugiadoso ancora. Il mondo della medicina antica è scandito dunque da tre figure. La figura di Asclepio, legata alla medicina religiosa, ma anche a quella laica. La figura di Hermes, legata ai farmaci. Farmaci intesi come veleni, farmaci intesi come antidoti. La figura di Afrodite, legata sia all'arte della profumeria, sia a quella dei medicamenti. Mentre agli albori della medicina, la cura e la guarigione sembrano essere affidati alla compassione degli dèi, a poco i saperi degli uomini si sedimentano in moltissimi testi che trattano di piante, veleni, profumi, cibi, spezie, farmaci. Un'incredibile gamma di rimedi che il libro riporta sia nelle dettagliatissime schede che nelle numerose citazioni di testi antichi. Ippocrate, Celso, Plinio il Vecchio, Nicandro, Teofrasto dimostrano che già nell'antichità esistono conoscenze approfondite e complesse, in particolare riguardo al potere delle piante. Gli antichi conoscevano bene il potere di alcune piante, sia come veleno, sia come antidoto. È il caso, ad esempio, dell'aconito, che era velenoso, ma che poteva risultare un validissimo antidoto se somministrato in presenza del corpo di un altro veleno. Si sa che tra tutti i veleni, quello ad azione più rapida è l'aconito. Tuttavia, anche quest'erba è stata rivolta a usi vantaggiosi per la salute degli uomini. Ha la caratteristica di provocare la morte dell'uomo se non trova qualcosa da distruggere all'interno dell'uomo stesso. Allora combatte con questa sola cosa, come sentendosi più forte di ciò che ha trovato. Ed è incredibile come i due veleni si annientino reciprocamente all'interno dell'uomo, con il risultato che l'uomo sopravvive. Il libro tratta di rimedi fitoterapici, amuleti, antidoti, personaggi storici, ma una particolare attenzione è rivolta alle erbe aromatiche e alle spezie. Il legame tra medicina e sostanze aromatiche è fortissimo in tutta la letteratura sull'argomento. Molti rimedi usati nella cura di alcune epidemie erano a base di sostanze aromatiche, ad esempio il rimedio adottato da Ippocrate per combattere la famosa peste di Atene. Avendo ordinato di spargere fuoco per tutta la città, consigliò che il fuoco fosse alimentato non da sostanze semplici, ma piuttosto da corone e da fiori profumatissimi, sui quali fossero stati versati unguenti assai densi e molto profumati, affinché i cittadini respirassero come aiuto contro il male, un'aria resa pura in questo modo. Attraverso questo libro, Afrodite ci svela segreti antichissimi e ci accompagna in un mondo profumato, nel quale gli aromi hanno il potere di guarire i nostri mali. Così come Enea, con il dittamo, ha potuto guarire la sua ferita. Con questa citerea per entro un membro mi venni a scusa, e col salubre succo d'ambrosia e dolorata panacea mi si olva. E neve appena la piaga infusa, che l'angoscia e il duolo cessò repente. Spedito e forte, e nel pristino suo vigor ridotto, e era brito le ossa. Buonasera a tutti, grazie per essere qui così numerosi, grazie al professore Giuseppe Squillace per aver accettato il nostro invito e un applauso a Felice Sacca che ha eseguito Aria sulla quarta corda di Bach, un po' come Quark. Infatti questa sera mi sento un po' tutto sommato un mini Piero Angela, vista l'entità e la portata di questo testo di grande valore storico. Un saggio storico ben organizzato nella ricerca, con un linguaggio scorrevole e comprensibile a
tutti, non poteva essere altrimenti quando l'autore è illustre professore Giuseppe Squillace, docente di epigrafia greca presso l'Università della Calabria di Cosenza. Autore di numerosi saggi dal contenuto storico, aventi per tema la medicina, i profumi, i farmaci nell'antichità. Il testo di questa sera, I balsami di Afrodite, medici e malattie e farmaci nel mondo antico, ci ha particolarmente interessato. Professore, Afrodite, Venere per i Romani, è una figura sempre legata ai balsami, alla bellezza e alla cosmetica e ai medicamenti. Testimonianza già chiara nell'Iliade di Omero, canto ventitreesimo, dove Afrodite cosparge il cadavere di Ettore con olio di rose. Prego. Dunque, intanto, mi sentite? Sì. Così? Va bene. Intanto un ringraziamento a chi mi ha invitato, l'associazione, sia per l'invito sia per l'ospitalità, e a voi tutti che in questa calda serata d'estate vi infliggete questa ferita, nel senso che oggi stiamo parlando di medicina, quindi appunto in questo caso è un'automutilazione, nel senso che vi ferite attraverso questa conversazione. Spero di no, perché abbiamo il farmaco, quindi anche se si feriscono li curiamo. E dunque io parto un po' dal video. Io, purtroppo, è un mio grosso difetto quello di scrivere libri e dimenticarmeli, nel senso che finito un progetto editoriale tendo ad andare avanti a non pensarci più, anche se questo testo l'ho adottato per diversi anni nei miei corsi di storia economica e sociale del mondo antico all'Unical. Quindi abbiamo discusso, abbiamo parlato, abbiamo invitato esperti, anche farmacisti moderni, esperti di botanica, perché io credo che per capire il mondo antico bisogna comunque dialogare col mondo moderno, perché le chiavi di lettura che loro danno sono delle chiavi che possono aiutare nell'interpretazione e nella lettura dei testi. Quindi rivedere questo video che abbiamo girato presso Avoca, se non l'avete fatto vi invito a farlo, hanno un museo fantastico a San Sepolcro dove producono le loro erbe che non sono più, cioè sono molto allargati. Avoca non è più l'erboristeria di una volta, non è più la tisana, ma è diventato una delle più importanti aziende a livello mondiale di farmaci a base appunto naturale, non farmaci per curare, che ne so, la lussazione oppure l'escoriazione, ma farmaci anche importanti per curare le leucemie, per curare i tumori, eccetera eccetera. Quindi è diventata un'azienda importantissima, perché questa è una parentesi che faccio, perché appunto laddove inizialmente erano state usate delle molecole di sintesi, gli scienziati, i chimici hanno dovuto fare un passo indietro e tornare alle molecole di origine naturale, che hanno un effetto e un effetto di gran lunga superiore rispetto a quelle di sintesi. Quindi Afrodite, ritorno alla domanda, perché Afrodite, questo mi ha chiesto. Afrodite che è anche sparso, è intervenuto cospargendo, sì, il discorso su Ettore, sì, l'olio di rose, perché non fosse deturpato più del dovuto. Diciamo che Afrodite è servita un po' da grimaldello per creare questo libro, che in realtà è nato, si vede nell'ultima parte, è nata inizialmente come un tutt'uno con un altro mio lavoro, che poi ha visto la luce nello stesso anno con I tipi del mulino. Cioè era un lavoro unico che trattava di farmaci e sostanze aromatiche, quindi da una parte la cosmetica e dall'altra parte la medicina. Ci siamo resi conto con gli editori che sarebbe stato meglio dividerli, e quindi ho tagliato le due parti. Uno è diventato un libro specifico sui profumi, l'altro
sulla medicina, ma le due cose non sono separate. Afrodite, da questo punto di vista, è il collante. Afrodite che, come appunto dice l'Iliade nel 23° libro, accorre in soccorso, se così si può dire, del cadavere di Ettore, che è stato smembrato da Achille, che è stato ucciso da Achille, per evitare che Achille, trascinandolo col carro intorno alla rocca di Ilio, lo possa rendere irriconoscibile. E quindi lo cosparge di quest'olio di rosa, ma qui veramente faremmo notte a parlare dell'olio di rosa, perché l'olio di rosa è un unguentum, detto alla latina, oppure un murum, detto alla greca, cioè un profumo. E l'acqua è diventata così miracolosa. Sì, qui abbiamo un altro elemento della nostra conversazione, cioè è chiaro che siamo in un contesto di tipo mitico, siamo in un poema poetico, quindi tutto quello che ha scritto Virgilio è così, nasce dal mito, dalla fantasia dell'autore, dalla volontà anche e soprattutto di celebrare Ottaviano Augusto, che aveva posto fine alle guerre civili e dato inizio alla cosiddetta Pax. Quindi le porte del Tempio di Giano che si chiudono e quindi il mondo romano che conosce questa epoca di splendore con la poesia all'interno dei circoli letterari, di cui quello di Mecenate è quello più importante. Ora, all'interno di questo poema, per quanto questa scena sia inventata, è ovvio che è inventata, però c'è un elemento vero, cioè la presenza di una pianta realmente, diciamo così, curativa, che è il dittamo. Ora, la scena rappresenta un affresco, un dipinto, rappresenta proprio questo. Però la cosa su cui vorrei soffermarmi è che questo ce lo insegna Teofrasto, ma lo dicono in tanti, ed è un'acquisizione anche della moderna botanica, la stessa pianta che cresce in territori differenti non ha lo stesso effetto curativo. Quindi quella di Creta ha un maggiore... Creta, potremmo dire che era un dittamo doc. Un dittamo doc, ok. Però vediamo che il dio della medicina, dalla slide, è Asclepio, che ebbe come sorella Igea, dea della salute, e come figlia Panacea, quella che cura tutti i mali. Asclepio quindi che impara l'arte dal centauro Chirone, che ha due figli medici anche a Troia. Quindi, ci vuole parlare? Sì, su ognuna di queste tematiche io potrei parlare un'ora, quindi voglio dire, non è un problema. Il punto è che Asclepio, facciamo un po' di così, Asclepio figlio di Apollo, che però poi diventa figlio peraltro di una mortale, quindi è un semi... E l'acqua è diventata così miracolosa. Sì, qui abbiamo un altro elemento della nostra conversazione, cioè... È chiaro che siamo in un contesto di tipo mitico, siamo in un poema poetico, quindi tutto quello che ha scritto Virgilio è così, nasce dal mito, dalla fantasia dell'autore, dalla volontà anche e soprattutto di celebrare Ottaviano Augusto, che aveva posto fine alle guerre civili e dato inizio alla cosiddetta Pax. Quindi le porte del Tempio di Giano che si chiudono e quindi il mondo romano che conosce questa epoca di splendore con la poesia all'interno dei circoli letterari, di cui quello di Mecenate è quello più importante. Ora, all'interno di questo poema, per quanto questa scena sia inventata, è ovvio che è inventata, però c'è un elemento vero, cioè la presenza di una pianta realmente... diciamo così, curativa, che è il dittamo. Ora, la scena rappresenta un affresco, un dipinto, rappresenta proprio questo. Però la cosa su cui vorrei soffermarmi è che questo ce lo insegna Teofrasto, ma lo dicono in tanti, ed è un'acquisizione anche della moderna botanica, la stessa pianta che cresce in territori differenti non ha lo stesso effetto curativo. Quindi quella di Creta ha un maggiore... Potremmo dire che era un dittamo doc.
un dito Modoc, ok, però vediamo che il dio della medicina, dalla slide, è Asclepio, che ebbe come sorella Igea, dea della salute, e come figlia Panacea, quella che cura tutti i mali. Asclepio quindi che impara l'arte dal centauro Chirone, che ha due figli medici anche a Troia. Quindi, ci ti vuole parlare? Sì, su ognuna di queste tematiche io potrei parlare un'ora, quindi voglio dire, non è un problema. Il punto è che Asclepio, facciamo un po' di così, Asclepio figlio di Apollo, che però poi diventa figlio peraltro di una mortale, quindi è un semidio, non è esattamente un dio, che viene incenerito poi da Zeus perché aveva cercato di riportare in vita un morto. Ma non è questa la cosa che mi interessa. La cosa che interessa è quanto del mondo antico sia moderno. In tutte le farmacie c'è il simbolo di Asclepio, tutte quante. Cioè hanno, alcune ce l'hanno, altre no, comunque la croce. All'interno di questa croce c'è il cosiddetto caduceo, che è il bastone di Asclepio sormontato da un serpente. Fateci caso, tutte le farmacie hanno questo simbolo. Che cos'è il caduceo? Il caduceo è il simbolo della medicina. E perché il serpente? Perché il serpente è uno degli aiutanti di Asclepio, ma qui il discorso diventa complicato, nel senso che i malati, niente è cambiato rispetto al passato, quando erano affetti da malattie ritenute incurabili, si recavano nei santuari di Asclepio e il dio li faceva cadere in un sonno profondo. E durante il sonno o vedevano il dio che li curava, oppure intervenivano gli assistenti del dio. Uno di questi era il serpente. Per questo che non è un serpente velenoso, ma è la biscia, se vogliamo. E quindi il simbolo delle farmacie all'interno, che richiama appunto Asclepio. Quindi staccandosi dal troncone del sapere, ormai la medicina piano piano diventa una disciplina a sé. E nascono addirittura tre scuole di medicina che si contendono un po' in un certo modo la supremazia, un po' come succede anche tra le varie università di oggi, no? Scuole universitarie, quindi differenti tecniche sia chirurgiche che terapeutiche. Addirittura Crotone, tra la fine del VI e la prima metà del V secolo a.C., fu attivo il medico che noi vediamo qui in foto, Democede, e in seguito Alcmenone. Io non credo che questo sia Democede, ma comunque parlare di scuola medica e di scuole mediche è sempre un po' pericoloso, nel senso che ormai si usa, quindi è chiaro che però è un concetto un po' più complicato. Forse l'unica scuola medica antica era quella di Ippocrate, quella di Cos. Probabilmente ce ne fu un'altra che era di Crito. Sulla scuola italica dire proprio di no, nel senso che parlare di una scuola significa che ci deve essere un percorso da maestra ad allievi, allievo allievi, che deve essere continuativo, cosa che non si riscontra all'interno del mondo magno greco. Voi qui siete nella provincia, nella zona, no, di Locri. Avete avuto un grandissimo medico che io ho avuto il piacere di studiare e su cui anche ho pubblicato una monografia nel 2017, che è Filistione. Probabilmente il nome non vi dice nulla, ma forse dovrebbe dire qualcosa, ma non vi dice nulla per un semplice motivo, perché Filistione faceva parte di questo ambiente magno greco che espresse, ritornando alla domanda della professoressa, che espresse Democede due secoli prima. Prima vi parlo di Democede e poi vi dico due cose sul vostro concittadino o comunque vicino di casa. Democede fu forse il primo medico su cui si ha, attraverso Erodoto, del quale viene scandita in maniera chiara la carriera di medico. Cioè lui va via da Crotone perché aveva litigato col padre e vince, io ve la faccio breve per non annoiarvi, vince un concorso per medico pubblico nell'isola di Egina,
che gli dà un talento, cioè un talento è una cifra enorme. Giusto per capirci, tipo, non so, i grandi calciatori, tra i più grandi calciatori, diciamo uno stipendio di un Ibrahimovic di qualche anno fa, più o meno. Quindi, dopodiché, l'anno dopo, gli fa una proposta Atene che gli dà quello stipendio più il 50%, che è una cifra anche qui enorme, con un talento e mezzo, a distanza di un anno, evidentemente perché era bravo, è ovvio. Quindi viene chiamato da un famoso tiranno, che è Policrate, di Samo, che gliene dà due talenti, quindi gli dà, nell'arco di 3 anni gli raddoppiano lo stipendio. Questo significa che doveva essere veramente bravo. Sta di fatto che la fortuna non sempre va per il verso giusto, e Policrate viene ucciso, lui era il medico personale di Policrate, e cade schiavo del re di Persia Dario e rimane in catene a Susa per un po' di anni, fino a quando la sorte cambia verso. Dario cade da cavallo, si rompe anche qui ve la faccio breve per non annoiarvi, una parte del piede. I medici più bravi dell'epoca erano quelli egiziani, per ovvi motivi, perché imbalsamavano, quindi avevano una conoscenza anatomica per adesso ci arriviamo a questo. E quindi il Democede lo guarisce e Dario lo ricompensa facendolo diventare medico di corte. Rimane medico di corte, guarisce la moglie di Dario, che aveva probabilmente una cisti al seno, e da lì la sua fortuna ritorna in patria, eccetera, eccetera. Ma torniamo a Filistione, che so che cosa, trovandomi nella terra di Filistione, non posso non parlare di Filistione. Quindi Filistione credo che sia stato uno dei più grandi medici dell'antichità, secondo me, uno dei più grandi, di quello che lui ha scritto non è rimasto niente. Possiamo sapere quello che lui ha scritto attraverso quello che, non l'ultimo arrivato, ma Platone, ha riportato nelle pagine del Timeo. Platone non era un medico, ma viene a Siracusa. Filistione è medico personale, vive a Locri e poi si trasferisce a Siracusa e diventa medico personale di Dionisio I, il grande tiranno, e di suo figlio, che tanto grande non era, però era comunque aveva potere. Platone si reca per 3 volte a Siracusa, conosce Filistione e probabilmente da lui impara le teorie mediche. E non era uno degli ultimi, visto che Aristotele trova opportuno ricordarlo con le sue teorie all'interno di una, potremmo dire, di un'opera riassuntiva dei migliori medici dell'antichità. Quindi voi avete un concittadino, sì, siete di Siderno, ma questa è zona di Locri. Queste zone, Locri e Pizzetiri, era anche qui, non dovete pensare, ah, Locri è vicino, quindi noi siamo altro, no. Voi siete nella zona di Locri e Pizzetiri, quindi Filistione è stato un vostro concittadino e voi dovete essere fieri, anzi, se non l'hanno fatto a Locri, forse sarebbe opportuno intitolargli una piazza, almeno per questo. E arriviamo a questa immagine che io definisco molto inquietante, tra le altre cose. Qui abbiamo già la medicina e la chirurgia che si praticava, come lei ha detto, nell'antico Egitto, già dal 3300 al 332 avanti Cristo, dove si sviluppò l'anatomia grazie all'imbalsamazione dei corpi, e ne parlano Erodoto, Diodoro Siculo, Plinio il Vecchio e molti altri. Quindi, professore, le differenze, qui abbiamo questa medicina, questa chirurgia dell'antico Egitto. Allora, dunque, molti saperi ai greci probabilmente derivano proprio dalla conoscenza, dalla pratica, dal contatto con le popolazioni medio orientali, tra cui anche gli egiziani, chiaro. Ma allargando un po' il discorso, le pratiche egiziane erano identiche a quelle che poi i greci usarono. C'è una parte degli aforismi, se ricordo bene, di Ippocrate, in cui dice che 3 sono i sistemi di cura essenziali. Quando falliscono questi sistemi vuol dire che non c'è niente da fare. Il primo sistema è il farmacon. Fate attenzione, perché la parola in greca farmacon è una parola che ha un doppio significato.
cioè significa farmaco, così come noi lo intendiamo, cioè medicamento, tutto ciò che cura, ma significa anche il contrario, cioè significa anche veleno. Ad esempio Circe dà a Ulisse i farmaca. Il problema è che quei farmaca trasformano i suoi amici in porci. E lui si difende dai farmaca di Circe assumendo un altro farmacon che il dio Hermes gli aveva dato. Quindi il primo rimedio era il farmacon. Quando si pensa al farmaco non dovete pensare, come dire, all'aspirina. No, no. Dovete pensare a qualcosa di molto più pesante. Cioè, che ne so, lassativi, diuretici, emetici, eccetera, eccetera. Se non funzionava il farmacon, c'era il ferro. Qui avete degli strumenti chirurgici che io, per carità, non vorrei mai fossero usati su di me. E da questo punto di vista non vorrei mai essere un coetaneo o contemporaneo di Filistione, assolutamente. Sono felice di vivere in quest'epoca, così se ho qualche problema ai denti, vado al dentista, mi fa la punturina e mi estrae il dente. Finisce lì. È una tragedia, veramente tragedia, il fatto di avere qualche problema ai denti, di una lussazione, eccetera, e andare a farsela curare da un medico. Dice Galeno che il medico... Ecco, ce l'abbiamo qua. Ippocrate, ecco. Galeno. Galeno dice che il buon medico doveva avere degli assistenti. Questi assistenti avevano come compito principale il compito di tenere legato il paziente. Non essendoci dei anestetici, allora tutto era fatto quasi a crudo. L'unica cosa che veniva usata erano degli oppiacei blandi, oppure si faceva ubriacare il paziente. Queste erano le cose che venivano usate. Un attimo, chiudo. Il terzo, se non funzionava questo, c'era l'ultimo dei rimedi che ancora potevano portare alla guarigione, cioè il ferro, cioè la cauterizzazione. Quindi si bruciava la parte malata. Anche questo vi lascio immaginare quanto piacevole doveva essere. Bene, Felice, cuore cosa fai, anonimo veneziano? Grazie Felice. Andiamo avanti?
lei parla poi di olio, aceto, vino e miele. Sì, anche questo è un argomento molto molto vasto, però complessivamente i farmaca, la preparazione dei farmaca avveniva, così come quella dei profumi, attraverso la cosiddetta mixis, cioè il mescolamento tra una parte liquida e una parte secca. Qui abbiamo così quattro, in realtà c'è anche l'acqua piovana, però così come anche il latte, però diciamo che gli eccipienti principali che venivano usati all'interno dei farmaca erano l'olio e il vino, delle volte anche l'aceto, sì. All'interno di queste basi accoglievano poi la parte secca. La parte secca era composta in genere dalle parti curative. Abbiamo tantissime ricette all'interno del Corpus Hippocraticum, delle opere di Galeno, dei testi medici di Plinio, ad esempio, ma ce n'è uno in particolare che invece vi voglio raccontare. C'è una iscrizione da uno dei tempi di Epidauro, se ricordo bene, a Lebena, a Creta. Una donna si reca dal Dio per ricevere cura contro probabilmente un'ulcera dalla natura non specificata che stentava a guarire. E il Dio in sogno le ordina, probabilmente non è il Dio ma sono i medici, i sacerdoti, che erano anche medici, le ordina proprio di mettere il cosiddetto cataplasma. Il cataplasma è quello, o impiastro, non è altro quelle che noi sono quelle che noi chiamiamo creme, le creme, cioè tipo la Voltaren, se volessimo chiamarla all'antica, è un impiastro, cioè oppure un cataplasma, cioè qualcosa di appiccicoso che si mette sulla parte malata. Oggi le chiamiamo così, anticamente invece si chiamavano in un altro modo, che è quello che vi ho detto. E in che cosa consisteva questo impiastro? In polvere di conchiglia abbrustolita e sminuzzata, fatta a sabbia, con olio, e quindi si creava questo impiastro, appunto. Il bollide, poi all'interno di questo impiastro si metteva del succo di malva. La malva è quell'erba che tutti conoscete, che cresce ovunque, una delle piante più sottovalutate forse al mondo, visto che qualsiasi parte di quella pianta è curativa, e poi olio di rosa, che era curativo. Quindi si faceva questa pappina e la si doveva, la paziente, metterla sulla parte malata, che poi in effetti guarì, tant'è vero che la paziente ringraziò il Dio. Bene, giriamo, andiamo avanti. Sì, sì, vabbè, ho detto giusto una cosa, ma insomma. Qui abbiamo il famoso ittamo. Di cui abbiamo già parlato. Andiamo avanti. Ecco, questo è l'elleboro. L'elleboro, sì. Questo è l'elleboro, anche su questo ci sono mille cose da dire, però le riassumo. L'elleboro è una pianta mediterranea che veniva usata nel mondo antico per curare le malattie mentali. Oltre al fatto che l'elleboro veniva chiamato anche melampodion, perché veniva usato dall'indovino Melampo, che oltre a essere il cane all'interno di Pinocchio, era anche un famoso indovino, quindi Melampo era un indovino. E il melampodio era proprio perché c'era uso tra gli antichi spesso denominare le piante da personaggi famosi, tipo l'Achillea, da Achille. Addirittura Filistione chiamò una pianta Filistion, più che una pianta, un antidoto che aveva creato lui. A proposito dell'elleboro, c'è anche questo va raccontato, c'era tutta una tradizione su un medico che è un bravissimo medico, ma che forse era un pochino troppo presuntuoso,
Quindi dopo aver curato da alcune malattie incurabili, a un certo punto o lo chiamano o decide di chiamarsi Zeus. Quindi, dato che lo chiamavano o decide di chiamarsi Zeus, si traveste da Zeus. Quindi mantello, porpora, eccetera, eccetera, tutte i connotati del dio. I suoi allievi erano i suoi ex pazienti, che erano stati curati da malattie incurabili, che quindi gli erano molto grati. Piuttosto che pagarlo, lui impone a questi pazienti, ovviamente questa è una, tutta una costruzione comica a cui io darei peso minimo, in ogni caso tutti questi pazienti assumono nomi di divinità, che si chiama Hermes, che si chiama Apollo, eccetera, eccetera, e lo seguono in questo corteo. A un certo punto questo medico, Menecrate, scrive a Filippo il Macedone, che era il papà di Alessandro Magno, e gli dice: io sono Menecrate Zeus, tu sei Filippo, io sono il re della medicina, tu sei il re dei Macedoni, e così e cosa. E fa tutta una serie di paragoni tra la sua arte medica e quella del Macedone. E il Macedone gli dice: forse è il caso che tu te ne vai ad Anticira, che è una famosa località della Focide, famosa per l'Eboro, volendo dire vai a curarti perché sei pazzo. Ecco, qui abbiamo la mandragora, l'aloe, la rosa, la rosa canina e l'aristolochia. L'aristolochia sono tutte piante medicamentose, su queste abbiamo le schede piuttosto insomma, elaborate di Plinio il Vecchio, che ci ha lasciato per fortuna quell'opera monumentale che è la Naturalis Historia, nella quale uno può trovare veramente di tutto di più. Ma nell'antichità, professore, quali erano le malattie più diffuse? Lei ne fa un trattato bellissimo nel suo libro. Quali erano le malattie più diffuse e come si contraevano, tra le altre cose? Io non direi di malattie più diffuse, io direi di malattie più che trovano più riscontro nei testi. E da questo punto di vista dobbiamo veramente farci tutta una serie di domande su come per fortuna siamo cambiati. Per fortuna siamo cambiati. Cioè, se noi andiamo a guardare quelle poche testimonianze che sono pervenute nei testi dei tempi di Asclepio, una delle malattie, tra virgolette malattie, uno dei problemi per il quale si richiedeva la guarigione è la sterilità, che però è una sterilità femminile. Perché femminile? Perché se nella coppia c'era un problema di sterilità, la colpa era della donna, perché era questa la mentalità, era già la metafora maschilista. No, è così, cioè la metafora che usavano gli antichi per descrivere il rapporto uomo-donna e quindi il concepimento era che la donna forniva il campo e l'uomo forniva il seme. Se il campo non generava, non poteva essere colpa del seme, ma era colpa del campo. Questo era il punto. Quindi noi troviamo tutta una serie di iscrizioni in cui, alcune che sono anche simpaticissime per tutta una serie di cose che ora vi racconto, in cui è proprio la donna che disperata va dal Dio per dire fammi rimanere incinta. Non è mai un uomo, perché il problema non si poneva. Se l'uomo era sterile, tutt'al più, questo capitava a Sparta ad esempio, poteva accettare che un altro uomo, come dire, giacesse con la moglie e procreasse a nome suo, mettiamolo così. Quindi questa è una delle malattie più malattie, non malattie, uno dei problemi più diffusi, ma una delle le malattie più che più preoccupavano erano le malattie legate, e questo ci fa capire il fatto che ben due trattati, più di due trattati, del Corpus Hippocraticum raccontino, cioè riportino tutta una serie di ricette atte a curarle, cioè le malattie delle donne. Cioè la donna nel momento in cui diventa fertile, da quando inizia, da quando diventa fertile a quando va in menopausa, il corpo della donna è sostanzialmente più esposto alle malattie rispetto a quello dell'uomo. Perché? Perché c'è la gravidanza con tutti i problemi che dà, e c'è il postpartum con
Tenete conto che il mondo antico non aveva tutte le strutture sanitarie che abbiamo oggi, quindi uno appena oggi rimane incinta, una donna va dal ginecologo per vedere come vanno le cose. Anticamente non c'era questo. Anzi, addirittura le donne non si curavano, ma non perché non volessero, ma perché i medici erano maschi. Quindi farsi curare, farsi vedere nelle parti più personali da un uomo era, e quindi questo significava che anche un problemino poteva diventare un problemone e portare alla morte. Quindi nel corpo ippocratico le malattie delle donne hanno un posto di grande rilievo, di grandissimo rilievo. Filistione si occupa anche di questo, delle cosiddette malattie delle donne. Che rapporto c'è tra medicina laica e medicina religiosa, professore? Beh, in parte l'abbiamo già detto, cioè diciamo che la medicina non c'è un rapporto conflittuale, ma sono complementari, sono vicine, molto vicine l'una all'altra. C'è da dire che, ad esempio, il padre di Democede era un sacerdote, quindi aveva imparato l'arte medica in un santuario. Diciamo che la malattia laica era una malattia che cioè il medico laico si faceva pagare e soprattutto non curava o preferiva non curare quando si trovava di fronte a un paziente diciamo così malato di una malattia non curabile, perché curare un malato non curabile significava mettere a repentaglio la propria fama, cioè io ho fatto morire una persona, quindi sono un incapace. Questo significava meno clienti, meno pazienti, meno soldi. Nel momento in cui la malattia veniva rifiutata dal medico laico, oppure la persona non aveva i soldi o non aveva risorse per pagare il medico, andava dal santuario, perché lì esigevano una offerta. Che poteva essere più o meno ampia, era un'offerta comunque, e accettavano di curare un po' tutti. Bene, che dice? È il tuo momento? Romanza in fa maggiore di Ludwig van Beethoven. Grazie Felice, grazie. Arriviamo ai veleni e agli antidoti. Il veleno veniva anche impiegato come farmaco
come ci si curava dai morsi e degli animali velenosi? Beh, professore. Vedo il mio? Ok. Sì, anche qui i sistemi erano tanti, nel senso che le fonti tramandano tutta una serie di rimedi, in genere dipendeva un po' dal tipo di morso che era stato inferto, cioè in alcuni casi c'erano delle bevande che dovevano servire a far espellere dal corpo ciò che era nocivo. Quindi si parla di emetici, oppure lassativi, oppure diuretici. In altri casi invece erano, come ho detto prima, dei cataplasmi, cioè qualcosa che veniva messo, dipendeva anche dall'entità del morso, se era il morso di una vespa, di un insetto, oppure se era il morso di un rettile o di uno scorpione. Quindi questo determinava poi la terapia. Ma qui veramente la casistica è molto 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 ampia, si va appunto, qui ci sono rappresentate tutta una serie di soggetti, dallo scorpione, il ragno, eccetera eccetera, quindi dipendeva appunto dal tipo di morso e dal tipo di animale che aveva colpito il paziente, il soggetto. Ma il veleno viene usato anche per l'antidoto, per formare l'antidoto? Sì, viene usato anche come antidoto in delle dosi misurate, cioè gli antichi avevano capito che, così come anche oggi, così, no? Spesso dal veleno degli animali velenosi si estrae il cosiddetto siero, cioè l'antidoto per contrastare il veleno. La stessa cosa era spesso per gli antichi, cioè in molti casi una pianta velenosa usata in piccole dosi poteva risultare curativa. Faccio un esempio di cui mi sono occupato qualche tempo fa, ad esempio il narciso che sembra un fiore delicato in realtà non lo è affatto, viene così chiamato narciso da narcissos, sì. Che rimanda a narcao, che significa intontire, quindi è un fiore piuttosto pericoloso e anche ingannevole. Perché il profumo di narciso provoca mal di testa, perché il bulbo del narciso, se malauguratamente uno lo scambia per una cipolla, finisce direttamente all'ospedale, direttamente, perché è velenoso. Se un cane mangia un bulbo di narciso muore. Quindi però tutto quello che è velenoso può risultare curativo. Gli antichi usavano il bulbo del narciso in piccole dosi per curare ad esempio le malattie delle donne, quindi come pessario uterino veniva inserito con altri ingredienti all'interno della cavità uterina allorché c'era un'infezione. Ovviamente gli antichi non conoscevano, non avevano idea né di virus né di batteri, per loro la malattia era dovuta spesso all'aria, ai cosiddetti miasmi che si elevavano da parti infette, tipo un cadavere infetto che emana un cattivo odore, quindi emana un miasma, e quella è la parte, diciamo così, da curare. Per questo usavano, abbiamo sentito anche nel filmato, molte volte contro le malattie venivano usati gli aromi, le fumigazioni, le resine, perché profumavano l'aria e la rendevano salva. D'altra parte è una cosa che ci è rimasta, no, dal passato. Delle volte accendiamo in casa quei bastoncini di pseudo-incenso per, diciamo noi così, ingenuamente, per purificare l'aria. Lo diciamo anche noi, no? Per profumarla e quindi purificarla. Questa è una cosa che ci rimane un po' dal passato. Ecco, a proposito, questa è la pianta ragnofalangio. È una pianta purificatrice dell'ambiente, in quanto riesce ad assorbire tutte le tossine presenti nell'aria, però se ingerita diventa tossica per l'organismo umano. Proprio io questa l'ho trovata studiando il suo ragno falangio nel testo, il morso del ragno falangio, e mi hanno dato anche questa pianta che spesso ci viene, la troviamo anche nelle nostre case.
È una pianta comunissima questa. Professore, c'è che nell'antichità, forse anche tuttora, no? Per combattere le malattie, ci sono delle credenze popolari, oppure che uso degli amuleti. Ad esempio, una sciocchezza, la mia bisnonna mi diceva che per guarire l'orzaiolo bisognava guardare per 3 giorni nella bottiglia dell'olio. Questa era una credenza popolare. E l'ha fatto. L'ha fatto. Ma forse quando avevo 2 anni. Per 3 giorni è rimasta ferma davanti alla bottiglia dell'olio. Oppure sempre per l'orzaiolo usare l'aglio. Sì, in alcune zone. Nell'antichità queste cose succedevano? Sì. Abbiamo tutta una serie di credenze strane, stranissime. Anche di queste, la maggior parte le troviamo in Plinio. Plinio è una miniera, la cui leggeva, più che leggeva, si faceva leggere. Perché poi la cultura nel mondo antico è una cosa da ricchi. Quindi Plinio poteva permetterselo, era ricchissimo. Mentre si faceva il bagno, questo lo racconta il nipote, c'era sempre lo schiavo che gli leggeva cose, e lui diceva appunto questo, appunto quest'altro, appunto quest'altro, e poi alla fine crea questo monumento che per fortuna ci ha trovato tante cose. E ci sono anche queste leggende. Ad esempio, una delle cose più inquietanti, veramente incredibile, la iena. La iena era usata in ogni sua minima parte. La bile perché poteva essere contro maleficio, la coda messa in un certo modo davanti all'uscio poteva preservarlo da ogni malattia e da ogni problema, il dente messo come ciondolo sul petto poi mandava lontano ogni male. Quindi è chiaro, il discorso è questo, è che specialmente quando ci si trova di fronte a elementi che non riusciamo a risolvere, si va nella superstizione, no? Anche oggi è così. Quanta gente purtroppo malata, con dei problemi familiari, eccetera, cade preda di presunti maghi. È così, quindi da cui cerca di avere la soluzione ai propri problemi. Se avete visto nell'autunno scorso, autunno 2021, il film House of Gucci, lì si vede tranquillamente Patrizia Reggiani, che è la moglie di Gucci, che si affida a una di queste maghe, che poi la aiuta a ammazzare il marito. Quindi quando poi gli fa il malocchio una volta, poi il marito la lascia, dice allora il malocchio non funziona più, allora usiamo qualcosa di più potente, infatti incarica un killer e lo fa fuori. Quindi voglio dire, la superstizione nasce allorché c'è qualcosa che non riusciamo a superare, in questo caso, nello specifico malattie, in questo caso, ma ce ne sarebbero veramente tantissime di storie e storielle da raccontare, nelle quali evidentemente qualcuno credeva. Felice, di nuovo a te, l'adagio di Albinoni. Thank you.
e non potevano non mancare le spezie. Quindi abbiamo una serie impiegate non solo in cucina, ma anche in farmacologia, in cosmesi, e alla cosmetica lei dedica l'ultima parte di questo testo. Sì, e allora partiamo da una precisazione. Questa ce l'ha da Galeno. Cosmetiche, sottinteso tecne, significa l'arte della cosmetica. Ma cosmetiche deriva dal verbo cosmeo, che significa non abbellire, ma curare, riportare all'antico. Abbellire, certo, ma nel senso di ridare la bellezza. Quindi dice Galeno, la cosmetica è una parte della medicina, perché ad esempio se uno ha un problema alla pelle, che ne so, delle macchie, qualsiasi cosa, la cosmetica è quell'arte che fa parte della medicina, che la cura e la riporta all'antica bellezza. Quindi se prima era chiara, la riporta a diventare chiara. Quando noi andiamo al dermatologo perché abbiamo qualche problema, no? Quella è cosmetiche. Di contro, quella che noi oggi chiamiamo come cosmetiche, Galeno la chiama commotiche, che è l'arte di abbellirsi, tra virgolette, artificialmente. Cioè, uno ha un colorito bianco, si mette un trucco e diventa rosso. Oppure uno ha un colorito rosso e scuro, attraverso le tecniche che ci sono, come Michael Jackson, in pratica i rossetti, i fard, eccetera, che della commotica. Che Galeno condanna. Ma chiaramente lui la condanna da medico, perché poi la realtà era ben altra. Cioè, tutti li usavano. L'uso delle spezie, beh, qui ci riporta al tema da cui sono partito, cioè le spezie come ingrediente dei profumi, ma anche come ingrediente curativo. D'altra parte, alcune anche oggi, no? Alcune sostanze aromatiche hanno un forte valore curativo. Ad esempio, faccio un esempio banalissimo, ma che capite tutti. Ad esempio, l'alloro. L'alloro è una pianta profumata. Ma se uno ha mal di pancia, sì, fa una tisana, un infuso di alloro e il mal di pancia passa. Il limone è una pianta profumata. Se uno ha mal di stomaco, fa una il succo del limone nell'acqua calda e il mal di pancia dovrebbe passare, insomma, perché è un antiacido. Quindi così come un'altra cosa che non conoscete, ma che vi dico perché l'abbiamo sperimentata al mio corso, la mirra ha un potere curativo. O ad esempio un'altra cosa per il mal di denti o anche per la gola, dei gargarismi a base di chiodo di garofano. O ad esempio il ginepro, che serve per tutta una serie di altre cose. Quindi voglio dire, tutte queste sono piante aromatiche, che quindi servono per creare dei profumi, ma servono anche per curare. Quindi niente di nuovo in quello che ci dicono gli antichi. Uno stesso olio, ad esempio, vi ho portato come esempio l'olio di rosa, uno stesso olio, l'olio di rosa, che era un profumo tra i più apprezzati nel mondo antico. E la cosa strana, tra virgolette, molto tra virgolette strana, è che l'olio di rosa nel mondo antico era un profumo da uomo. Ma infatti adesso anche gli emiri arabi usano, cioè, per questo olio di rosa, e sono delle rose particolarissime, sì, che costano tantissimo al chilo, e lo usano solo gli uomini, e questo indica anche una classe sociale superiore, quindi chi usa quell'olio è ricchissimo. Sì, però teniamo conto di una cosa, che siamo in contesti culturali diversi, quindi da noi il profumo di rosa è rimasto un tabù per il sesso maschile fino a qualche decennio, fino a un decennio fa, ora non più.
che ci sono tantissimi profumi che hanno una fortissima nota di rosa e che sono pensati per l'uomo. Però al di là di questo, la rosa, che è un, era un profumo tra i più apprezzati, tenue, delicato, ma anche molto incisivo, molto invasivo, tant'è vero che i profumieri lo ungevano, lo facevano sentire come ultima fragranza a quei clienti, direi che noi ci possiamo tutti quanti identificare con questi, che andavano nei loro negozi, si facevano spruzzare questo e quello e poi alla fine non compravano niente, come capita negli aeroporti, no? Cioè, tutti, sì. Il 99% delle persone fa così. L'olio di rosa aveva anche un forte valore curativo. Perché? Perché per conservarlo i profumieri mettevano del sale. Dato che il sale è un disinfettante, l'olio veniva usato per, come disinfettante per le ferite. Quindi un olio profumato, cosmetico, usato per, dagli uomini soprattutto, cioè anche dalle donne, però gli uomini lo gradivano perché era molto leggero, veniva usato anche per questo tipo di, per uso medico, ma non è l'unico, c'erano anche altri, ad esempio l'iris veniva ugualmente usato, e tanti altri tipi di oli profumati che avevano anche questa, questo valore curativo. Noi molte spezie le conosciamo grazie ad Alessandro Magno, infatti fu lui ad importare in Europa durante le sue conquiste queste fragranze che poi furono prima impiegate in profumazione, poi si scoprì l'effetto, la commestibilità praticamente da poterle usare anche come alimento. No. Alessandro Magno non è che le scoprì, queste spezie erano già note ai greci. Alessandro Magno riuscì a far recapitare in Europa le informazioni sugli alberi e le piante che le producevano, ecco. E le terre che le producevano, perché ad esempio l'incenso e la mirra erano già noti ai greci, perché Saffo ad esempio parla già di incenso e di mirra, il nardo era già famoso tra i greci, perché è già impiegato nel Corpus Hippocraticum. Quindi tutte queste spezie loro le conoscevano perché arrivavano. Il porto del Pireo ad Atene era un grandissimo mercato, così come ad esempio Corinto era un grande mercato, arrivava di tutto, arrivava. Alessandro Magno, la spedizione di Alessandro Magno fu importante perché per la prima volta arrivarono in Grecia, presso la scuola di Aristotele, le informazioni sulle piante che le producevano, cioè qual è la pianta dell'incenso, com'è la pianta dell'incenso. Ecco che allora, non avendo le macchine fotografiche oppure gli smartphone, dovevano inventarsi un modo per parlare di queste piante sconosciute. E qual era il modo per parlarne? Usare il noto per l'ignoto, cioè la foglia dell'incenso è come l'albero del pero, cioè la foglia è tipo quella del pero, cioè tutti quanti conosciamo la foglia del pero, però è un pochino più stretta. Poi il tronco è come quello dell'alloro, tutti quanti conosciamo l'alloro, però è più nodosa ed è meno liscia rispetto a quella dell'alloro ed ha delle spine. Quindi facendo il confronto uno riusciva a farsi un'idea di com'era l'albero dell'incenso. Quindi le informazioni che arrivano da Alessandro Magno sono fondamentali perché aprono la strada, intanto alla via e poi ai luoghi, alle piante che producevano queste spezie, peraltro piuttosto costose. Abbiamo, quindi siamo arrivati al termine con quest'immagine, abbiamo una alopecia, la caduta di capelli, un impetigo, ed erano già dei rimedi sperimentati da Critone e da Cleopatra. Cleopatra, io ho messo l'immagine di Liz Taylor, che è quella che ci rimane più impressa nella storia. Sì, ma probabilmente Cleopatra non è la Cleopatra che diciamo noi. Nel senso che ce ne furono tantissime. Nel senso che Cleopatra è probabile che non sia la regina.
la settima, difficilmente poi avrebbe avuto il tempo di scrivere un Cosmeticon. La vedo difficile. Aveva tutt'altro da fare. Prima con Cesare, poi con Antonio, quindi voglio dire. Sì, ma è vero il fatto. Ma è vero il fatto, adesso le faccio una domanda particolare, è vero il fatto che lei abbia sciolto un orecchino di perle nell'aceto e poi l'abbia avuto? Petrangelo ha detto. Questo non lo so se l'ho detto, io l'ho lessi da qualche parte. Anche sbagliando la citazione, ma comunque. L'ho lessi da qualche parte. Cioè, è vero. Lo riporta Plutarco. Lui disse lei disse questo ad Antonio, dice, che cosa ci scommetti che io in una sola cena spenderò 1.000.000 di sesterzi, più o meno, per farci capire, 1.000.000 di euro in una cena. Cene ce n'erano state nel palazzo di Cleopatra, che era tutto effigiato, con i soffitti di vetro, eccetera, eccetera. Però mi pare esagerato, 1.000.000 di sesterzi, mi pare esagerato. Quindi, non, ovviamente, quindi chiamarono un testimone che faceva da arbitro a testimoniare che avevano fatto questa scommessa. Durante la cena, Cleopatra chiamò un servo e gli disse di portarle una coppa di aceto. Quando arrivò questa coppa si staccò un orecchino che aveva una perla enorme, del valore esattamente di 1.000.000 di sesterzi, e la buttò nell'aceto. Dato che l'aceto è acido, la madreperla si sciolse e quindi aveva vinto. E allora, volendo mettere, insomma, prendere un po', prendersi gioco di Antonio, dice, se vuoi mi sciolgo anche l'altro. Dice, no, hai vinto. E quindi, ovviamente, questo lo riporta Plutarco, però Plutarco in genere è una fonte piuttosto ben informata. Quindi abbiamo... tornando a noi, ai Cosmetica, che è quello che dicevamo, cioè Cosmetica non da intendere come qualcosa che abbellisce, ma come qualcosa che cura, per riportare all'antica bellezza. La cosa più simpatica all'interno di queste ricette di Cosmetica è che ci sono anche degli uomini calvi, ce n'è uno in realtà, un caso di un uomo calvo, o meglio, una ricetta per un uomo calvo, gli uomini calvi che avevano chiaramente il desiderio, un po' come Berlusconi, di farsi ricrescere la chioma, no? Quindi c'erano tutte queste misure di Cosmetica che erano finalizzate appunto a ridare la chioma a queste gente che ormai aveva questi capelli. Non sappiamo però i risultati, Ecco. Anche perché tutta la procedura per fare ricrescere i capelli sul cranio era piuttosto, insomma, vabbè, tremenda era. Quindi io avrei evitato. Bene. Volentieri. Bene. Il nostro pubblico? Cosimo? Ah, Luisa, prego. Ecco lì. Sì. No, metti lì. Non ti muovi di là. Ok, no, per le riprese. Vieni, Luisa. No, scherzo, però tutti. Volevo delle informazioni. Primo, sull'oleandro. L'origine del nome, perché olos solo, anerandros solo uomo, quindi non saprei spiegare. Sono mai occupato, quindi non, anch'io andrei un po' a suono. No, Andross, sì, anerandross li chiama uomo, sì. So che ha un seme che è sia maschile che femminile, questo sì. Va bene, poi l'altra cosa, io sono andata ad Epidauro, bellissimo, e oltre alla parte teatrale c'era la parte che curava lo spirito, ma anche il corpo, no? Quindi anche i giochi, ma anche c'era un lungo porticato dove andavano i malati. E lì succedeva una cosa strana, arrivavano veramente tantissime persone e dovevano essere alloggiate, venivano alloggiate nel porticato. Dopodiché la notte passava e avveniva quello che io chiamo l'effetto placebo, ma non so, c'era l'encoimesis, che vuol dire encoimao, l'addormentamento. Si addormentavano, malati come erano, e molti si svegliavano guariti. Quindi effetto placebo, secondo me. Non lo so se è effetto placebo, è probabile.
il discorso è che questi malati poi alla fine, dopo aver avuto la guarigione, lasciavano queste indicazioni, queste iscrizioni, che sono le cosiddette iscrizioni di sanatio, in cui sono ricordate molte delle malattie che erano state curate. Probabile, però occorre tenere conto di una cosa, che sì, la narrazione dice questo, entravano nell'abaton, entravano in questa appunto forma profondo, e il Dio li guariva, oppure i suoi assistenti. I suoi assistenti potevano essere l'oca, il cane, il serpente. C'è un'iscrizione che ricorda un tale che aveva un problema di gotta, quindi con rigonfiamento delle gambe. Si addormentò e l'oca gli beccò i piedi, facendole fuoriuscire tutti i liquidi. La mattina andò via e stava meglio. Se guarito non lo sappiamo. Però bisogna tenere conto di una cosa, che i sacerdoti erano medici e non erano esattamente gli ultimi arrivati. Erano medici bravi, che nei santuari c'erano anche degli archivi che potremmo anche definire delle biblioteche, in cui veniva appuntata una casistica dei vari casi che erano arrivati. Ovviamente quello che a noi è pervenuto sono i casi positivi. Quante persone sono morte? Non lo sappiamo. Quelli che lasciavano le loro testimonianze sono tutti quelli che in qualche modo, anche testimonianze bizzarre, bizzarrissime, che avevano avuto comunque un effetto positivo, diciamo così. C'è una signora, una donna, che si reca dal Dio per, questo lo raccontano, sia una iscrizione sia un frammento di uno storico, come al solito chiedendo al Dio di rimanere incinta. Per quale motivo questo? Perché il marito altrimenti poteva ripudiarla. La cosa principale in un matrimonio dovevano essere i figli, se erano maschi era meglio, perché si consentiva la generazione, la successione. Questa donna va dal Dio, chiede di rimanere incinta, rimane incinta, ma rimane incinta per 5 anni. Quindi va dal Dio, dice: ti ho chiesto di farmi rimanere incinta, ora fammi partorire. Quindi il Dio la ascolta, la fa partorire e viene fuori una bambina di 5 anni che appena uscita dal grembo materno va alla fontana a bere. Ovviamente questa è una storia, ci mancherebbe, però questo vi fa capire come, al di là di tutto, come i problemi per cui andavano dal Dio erano problemi che i medici laici spesso dicevano: no, io non ti posso curare perché ne andrebbe del mio nome. La sterilità era uno di questi problemi molto seri, tenendo conto che la colpa era sempre delle donne. Ah, ecco. Ho già detto questo. Sì, sì. Altre domande? Qualcuno? Io. Prego. Buonasera, cercherò di essere breve perché l'argomento è stato molto interessante. Ho 4 quesiti, quindi cercherò di essere veloce e chiedo scusa ovviamente al pubblico. Allora, il primo riguarda, prima lei ha fatto una piccola parentesi, è stata brevissima, però mi ha colpito molto il mito di Asclepio, soprattutto il fatto, diciamo il suo atto sovversivo, quello che ha cercato di riportare in vita una persona morta, e Zeus, che rappresenta ovviamente la giustizia, quindi ovviamente l'ordine naturale delle cose, interviene e rimette, diciamo, tutto quanto a posto. Quindi la domanda è questa: qual è il rapporto nell'antichità con la morte, e soprattutto se la morte venisse accettata anche in un modo sereno, come se fosse qualcosa di naturale, quindi come se l'uomo non dovesse ovviamente lottare contro di essa? Questa è la prima, non so se... Cioè, nel senso, se Asclepio, no, interviene per riportare in vita una persona, ecco, questa è la domanda, un'altra, anche una cosa che mi è venuta in mente ora, lo fa perché vuole, diciamo, aiutare quella persona, o lo fa anche per una questione, diciamo, come scienziato, come se volesse, diciamo, attraverso la scienza superare se stesso, anche perché soprattutto oggi lo scienziato interviene per cercare di superare quei limiti che
sono dei limiti posti dalla natura. Sì. Allora, rispondo uno per uno. Sì, poi, no, io credo che sia un atto di insubordinazione a Zeus. È Zeus quello che dà la vita. Il nome Zeus deriva da Zao, che significa vivere. Nel momento in cui dà la vita, è lui che dà la vita, ed è lui che la toglie. Quindi è un atto sovversivo. Nel momento in cui lui dà la vita, scavalca il padre degli dèi, che non può tollerare una cosa del genere, un po' come Prometeo, no? Prometeo dà il fuoco agli uomini, è un atto di sovversione. E allora lui lo incatena, non lo uccide perché sa che Prometeo ha un segreto che deve rivelare a Zeus se Zeus vuole mantenere il suo potere. Chiaramente queste sono tutte leggende, però in una leggenda spesso c'è la verità. Poi la seconda e terza domanda cerco ovviamente di unirle. Allora, ho studiato ovviamente, in base ovviamente alla mia forma mentis, che il potere di, diciamo, di interpretazione delle leggi apparteneva ovviamente ai sacerdoti. Lei prima ha detto che i sacerdoti detenevano anche la conoscenza medica, quindi la mia domanda è questa: se si può individuare un momento storico nel quale si scindono, diciamo, le due figure, cioè il sacerdote che diventa, diciamo, si occupa solo esclusivamente dell'arte medica e il sacerdote che si occupa di interpretazione delle leggi. E poi un'altra domanda è se nell'antichità il medico, l'arte medica venisse considerata più come qualcosa di teorico o di pratico, e soprattutto se il suo insegnamento fosse prettamente pratico. Cioè il medico lo si diventava attraverso degli studi anche teorici, perché lo studente si metteva sui testi a studiare, oppure se andava ovviamente un discepolo, seguiva il maestro e imparava sul campo direttamente l'arte. Rispondo molto brevemente. La seconda, quella dei sacerdoti. Non è che tutti i sacerdoti erano medici. Erano medici i sacerdoti del di Asclepio. Perché gli Asclepieia, che erano i tempi di Asclepio, erano i templi della medicina. Loro erano medici. Quindi si occupavano di medicina. Il passaggio tra il tempio all'ambulatorio, se così vogliamo dire. Beh, la storia di Democede ce lo insegna. Il padre di Democede era un sacerdote ed era di Cnido. Cioè, lui parte da Cnido, quindi al Cnido era sacerdote di Asclepio. Poi evidentemente decide di partire alla volta dell'Occidente, dove intanto era in corso la colonizzazione. Crotone era stata già fondata, così come Sibari, Metaponto, Locri, eccetera, eccetera, già fondate, e lì non abbiamo più notizie di Callifonte, che era il padre di Asclè, di Democede, però la sua saggezza medica la trasmette al figlio, perché all'inizio la scienza medica è una scienza familiare. Io sono medico, mio figlio sarà medico, il nonno è stato medico. C'è una schiera di Ippocrati, dal nonno a Ippocrate, al figlio, al nipote, eccetera, eccetera. Fino a quando poi con Ippocrate il discorso si allarga. Il primo, uno dei primi a essere inserito all'interno della famiglia è Polibo, che è il genero però. Quindi ha sposato la figlia e diventa medico. E poi un po' alla volta... No, perché poi un po' alla volta questo discorso viene allargato e lo vediamo nel giuramento ippocratico. Se noi andiamo a leggere il giuramento ippocratico, lì si capisce benissimo che ormai non è più un discorso di famiglia, ma un discorso di scuola. C'è il maestro con gli allievi, per questo io ho detto che nella Magna Grecia difficilmente si può parlare, perché non abbiamo nemmeno fonti, di un discorso di scuola. Abbiamo delle figure importanti, Democede, Alcmeone, Filolao, Filistione, il vostro Filistione, Menecrate di Siracusa, eccetera, eccetera. Ma non abbiamo questo canale, che dico, lo stesso Pitagora che si occupava di medicina, non abbiamo questo canale di congiunzione. Quindi questa era la seconda domanda, mi pare di aver risposto. E la terza qual era? Se diciamo fosse di... No, l'ultima che mi ha fatto. Aspetti.
Allora, qual era quella della scuola? Se ovviamente fosse un'arte, diciamo, teorico oppure pratica. Ah, teorico-pratica. Dunque, era sia teorica che pratica. Alcuni, quelli diciamo così, da che cosa lo capiamo questo, che era sia teorica che pratica? Perché ci sono, c'è un trattato che è di una, secondo me, di un'importanza capitale, che è il, come si chiama? Dal Corpus Ippocratico, comunque si chiama, si intitola Aria, Acqua e Luoghi, che è destinato, è una specie di lettera, di trattato che tutti i medici devono leggere per imparare come comportarsi. Cioè, che cosa dice l'autore? Dice, quando tu, cioè medico, si riferisce al medico itinerante, a quello che gira e si sposta, quando tu vai in un posto, la cosa che devi guardare questi tre elementi, cioè, uno, l'esposizione del posto. Dove è esposto? A nord? E il clima com'è? È freddo? È in pianura? È in una valle? Quindi esisteva una specie di metodologia. Sì. Sì. E le acque come sono? Acque stagnanti, acque calcaree o acque di montagna? E poi soprattutto, c'è molta umidità? C'è molta umidità? Come vivono le persone? Di quali malattie soffrono di più? Perché a seconda di questi elementi c'erano alcune patologie che hanno più attestato. Ad esempio, una popolazione che vive in un contesto di acque calcaree tende a sviluppare il cosiddetto mal della pietra, cioè i calcoli, calcolosi. Allora il medico che arrivava in quel posto, valutando questi tre elementi, avrebbe potuto preparare il materiale terapeutico per far fronte a queste malattie. E di cosa si ciba? Di carne? Sempre di carne? Allora soffrirà di gotta. Oppure non ha carne, ma soltanto di erbe, e quindi soffrirà di mancanza di vitamine e di proteine. Chiaramente non in questi termini, ma questo fa capire. Quindi c'è una parte pratica e una parte teorica. Alcuni, la maggior parte, si fermava alla parte pratica, imparavano e facevano. E in questo contesto si inserivano anche le donne. Le donne, non abbiamo donne medico, tranne una mi pare, ma abbiamo tante donne che avevano imparato guardando. Ad esempio, quelle che aiutavano le altre donne a partorire. Non è che avevano studiato, era una cosa pratica. Sapevano come aiutarle, no? O sapevano i problemi che poteva avere una donna dopo il parto. E le donne si affidavano molto volentieri ad altre donne, piuttosto che a un uomo, a un maschio. Perché spesso, questo non l'ho detto, spesso c'erano anche doltress. Cioè, io ti aiuto in un modo e tu mi fa il favore, cioè, non so se ho reso l'idea. Poi però c'erano i medici che andavano oltre la parte pratica e che si spingevano alla speculazione, cioè alla teorizzazione. Ippocrate, Galeno, ma tanti altri, io ne sto citando qualcuno, Filistione. Filistione scrive un'opera sulla medicina, per questo... Loro scrivevano anche. Certo. Cioè, no, perché io, mi perdoni se... Sì, sì. Come ovviamente è relazionato fino ad ora, avevo inteso io, però colpa mia, è come se fossero altri ovviamente a relazionare le opere appunto di questi, invece cioè, erano loro molti, stessi che... non tutti, alcuni riportavano quello che avevano imparato, altri a quello che avevano imparato aggiungevano le loro riflessioni sulla base delle loro esperienze. Ad esempio Filistione scrive un'opera sulla medicina in cui ipotizza che all'interno del corpo ci sono quattro elementi: aria, acqua, terra e aria, insomma non mi ricordo adesso quali sono, ognuno dei quali aveva una proprietà. Se c'era equilibrio c'era la salute, se non c'era equilibrio c'era la malattia, e fa tutta una serie di casi. Menecrate è la stessa cosa. Evidentemente queste opere, l'opera di Filistione certamente ebbe le sue teorie per la cura delle donne, ebbero una grandissima influenza su Platone, anzi, grazie a Platone, al Timeo, noi riusciamo a capire quello che aveva scritto Filistione, di cui non è rimasto quasi niente. E altri medici sono stati più fortunati, diciamo così, hanno avuto la fortuna di vedere conservati i loro scritti. Quindi molti andavano oltre, e creavano anche delle scuole, degli allievi, eccetera, eccetera. Ok.
L'ultima domanda e poi termino. Allora, io ho studiato ovviamente che nell'antica Grecia vigeva il principio kalos kai agathos, no? Sì. Ecco, questo principio riguardava anche ovviamente chi praticava la medicina, oppure loro si estraneavano ed era solamente una concezione culturale? Il kalos kai agathos è una... Niente, grazie a lei. Il kalos kai agathos è un concetto etico di epoca arcaica, quindi riferito agli eroi e alla prima società greca di, diciamo così, di VII secolo. Cioè, rispondeva al principio in base al quale l'eroe, cioè si poteva essere valorosi. Il valore era legato sostanzialmente anche alla stirpe. Questo concetto, ma qui andiamo in un campo etico, questo concetto di kalos kai agathos viene sovvertito, meno male, dai sofisti. Quindi V secolo, la rivoluzione, potremmo dire, dei sofisti, i quali dicono che la virtù non è data dal sangue, ma è data dall'insegnamento. Quindi anche una persona che viene dal basso e che non ha sangue nobile, può acquisire la cosiddetta arete, cioè la virtù. Quindi, ma qui siamo in un campo un po' diverso. Bene. Prima di passare la parola al Presidente per le battute conclusive, io ringrazio di nuovo il Professore, ringrazio tutto il pubblico, e lo faccio con una poesia sottofondo, maestro. In quest'ora della sera, da questo punto del mondo, ringraziare desidero il divino per la diversità delle creature che compongono questo singolare universo, per la ragione che non cesserà di sognare un qualche disegno del labirinto e l'uccello leggero che vola oltre, più in alto, più in su. Ringraziare desidero per l'amore, che ci fa vedere gli altri come li vede la divinità, per il pane, per il sale, per il mistero della rosa che prodiga colore e non lo vede. Ringraziare desidero per l'arte dell'amicizia, per l'ultima giornata di Socrate, per le parole che in un crepuscolo furono dette da una croce all'altra, per i fiumi segreti e immemorabili che convergono in noi, per il mare che è il deserto risplendente e una cifra di cose che non sappiamo, per il prisma di cristallo e il peso di Ottone, per le strisce della tigre, per l'odore medicinale degli eucaliptus e la speranza, la fiducia, la lavanda. Ringraziare desidero per il linguaggio che può simulare la sapienza, per l'oblio che annulla o modifica il passato, per la consuetudine che ci ripete e ci conferma come uno specchio, per il mattino che ci procura l'illusione di un inizio, per la notte le sue tenebre, per la sua astronomia, per il coraggio e la felicità degli altri, per la patria sentita nei gelsomini, per lo splendore del fuoco che nessuno umano può guardare senza stupore antico, per il mare che è più dolce e più fragile di tutti gli dèi. Ringraziare desidero perché sono tornate le lucciole, le nuvole disegnano, le alpi sparcono brillanti nei prati, e per noi, per quanto siamo ardenti e leggeri, per quanto siamo allegri e grati. Io ringraziare desidero per la bellezza delle parole, nastruda attatta di Dio, per la lettura e la scrittura che ci fanno sfiorare noi stessi e gli altri, la quiete di quella casa, per i bambini che sono le nostre divinità domestiche, per l'anima, perché consola il mio girovare errante, per il respiro che è un bene immenso, per il fatto di avere una sorella. Io ringraziare desidero per tutti quelli che sono piccoli, liberi e limpidi, per le facce del mondo che sono varie, per quando la notte si dorme abbracciati, per quando siamo attenti e innamorati, fragili e confusi, cercatori indecisi. Ringrazio dunque per i nostri maestri immensi, per tutti i baci d'amore, per l'amore che ci rende impavidi, per i nostri morti, che fanno della morte un luogo abitato, per i nostri vivi che rendono la vita uno specchio fatato, per i figli, col futuro negli occhi, perché su questa terra esiste la musica, per la mano destra e la mano sinistra e il loro intimo accordo,
per i gatti, per i cani, essere fraterni carichi di mistero, per il silenzio che è la lezione più grande, per il sole, il nostro antenato. Ringraziare Desiderio per Whitman, Presti e Francesco d'Assisi che scrissero già questa poesia, per il fatto che questa poesia è inesauribile, si confonde con la somma delle creature e non arriverà mai all'ultimo verso e cambia secondo gli uomini. Ringraziare Desiderio per i minuti che precedono il sonno, per il sonno e la morte, quei due tesori occulti, per gli intimi doni che non elenco, per la gran potenza d'amore antico, per l'amor che muove il sole e le altre stelle e muove tutto in noi. Grazie. Grazie Simona. Maria Pia, cosa dici? Mariangela Gualtieri, l'autrice. L'autrice. Allora, dillo tu. Allora, come ogni cosa che ha inizio, anche questa che ha avuto inizio ha una conclusione. Mi sono appuntato delle cose sperando di non dimenticare niente. Voglio ricordare i nostri incontri fortunati di questa tornata di Sette Libri per Sette Sere 2022. Donatella di Cesare, Il complotto al potere. Antonio Pagliuso, L'arazzo algerino. Vincenzo Staiano, Solid, Quel diavolo di Scott Lafaro. Maurizio Diano, I borghi non sono presepi. Vincenzo Romeo, Arebus, Un viaggio nel passato. Vito Teti, La restanza. Giuseppe Squillace, Il bassano di Afrodita. E poi i nostri artisti, Damocle Argirò, Girolamo Gullace, Antonio Multeri e Giuseppe Totino, Manuela Futia, Rocco Sgambelluri, Alberto Trifoglio, che è qua questa sera che espone i suoi quadri, Claudia Albanese. Dov'è Claudia? E viene Claudia. Claudia? E vieni qua due minuti, dai. Claudia, avvicinati. Chi è Claudia? Nel silenzio, io dico, è la nostra fiorista, ma no, vivaista, ma no, è di più, è la nostra albina, la nostra amica di Alp, che ogni anno ci porta un omaggio floreale per rendere tutto più bello. Prego, due paroline, poi per due. Buonasera. Vabbè, io non cerco di dare il mio contributo, Cosimo lo sa, perché io faccio parte di questa associazione e cerco di esprimere il mio linguaggio, che poi è silenzioso, attraverso i fiori. Diciamo, do il mio contributo delicato, spero, a queste sette serate. Sono un po' emozionata perché io sono un po' allergica al microfono e Cosimo lo sa, però mi ha lo stesso chiamata sul palco. Comunque vorrei ringraziare tutti, visto che faccio parte di questa splendida associazione da alcuni anni, perché per l'impegno di questa associazione nel migliorare diciamo le condizioni della biblioteca di Siderno, cioè dargli tecnologia e renderla sempre più vicina alle persone, visto che è un punto di riferimento per tutti noi. E inizialmente l'associazione ha fatto di tutto per portarla in una sede fissa, perché c'erano gli scatoloni che giravano, diciamo, i decani dell'associazione,
E adesso noi tocca, diciamo, renderla sempre più vicina alle persone, un punto di riferimento, visto che è una ricchezza, diciamo, dei comuni, ogni biblioteca comunale lo è. La ricchezza vera che sono tutti questi volumi che sono qui, 40.000, quindi che dovrebbero essere sempre più fruibili a tutti, ecco. Grazie. Grazie Claudia. Che fate quest'inverno? Beh, sapete che Albi c'è, quindi il contributo di ciascuno di voi, il contributo di ciascuno di noi può rendere il vivere questo autunno, questo inverno, la prossima primavera, aspettando la prossima edizione di Sette Libri per Sette Sere, anche un momento indimenticabile con la partecipazione in Alba. Voi sapete ormai che a Siderno dal 27 di luglio al 2 di agosto c'è Sette Libri per Sette Sere. Non vi aspettate di vedere i manifesti per le strade di Siderno, forse verranno, ma non ve li aspettate. Sappiate che questo è un appuntamento fisso che i cittadini di Siderno, Alb, si danno così, amichevolmente. Dimentico qualcosa, ditemi. Allora, grazie a tutti e alla prossima edizione, che sarà la decima di Sette Libri per Sette Sere. Arrivederci a tutti. Ah, ecco. Felice Sacca, Felice, lasciaci con una melodia.
Siamo felici. Un'ultima cosa, queste 7 serate le troverete sulla pagina YouTube di Anna, quindi sono tutte registrate, sono tutte là a disposizione, quindi non vi siete persi niente anche se non siete venuti. Alla prossima, arrivederci.